quando è iniziato tutto, le cose erano diverse. Le persone erano diverse. Le richieste, gli standard, le risposte che davamo. Tutto è estremamente diverso da ora. Una domanda però si è sempre ripresentata nel tempo. Sempre uguale, sempre quella. Ogni volta che arrivava una nuova sfida, che incassavamo un colpo o che raggiungevamo un traguardo. E ora? Quali sono le regole del gioco? Non sono un esperto, ma posso dirti che il più è comprenderle. A quel punto ti basta dare tutto, anche se è dura, finché la partita non è conclusa. Nuova sfida, nuovo schema, agisci. E proprio quando ti sei iniziato ad abituare, le regole cambiano. Se sai cosa vuoi e giochi secondo le regole, sai come muoverti. E al momento giusto, come rompere gli schemi. Le regole del gioco si evolvono sempre. Se perdi o se vinci non farà nessuna differenza. Quelle cambieranno in ogni caso. Non aspettano nessuno. Tanto meno te. Arrivati a questo punto potremmo riprendere fiato. Ma non è nel nostro modo di giocare. Forse è qualcosa che trascende la velocità con cui cambiano le regole del gioco, in effetti. E guarda più che altro come siamo fatti. Sai come si dice, no? È più forte di noi. Quindi, quando senti il nostro nome, non ti sto dicendo di pensare ai migliori. Non ti sto dicendo che siamo quelli sempre in movimento, sempre sul pezzo. Non ti sto neanche dicendo che siamo quelli che le regole del gioco le hanno comprese molto bene da tempo. Non ti sto dicendo né che siamo la garanzia che stavi aspettando, né la soluzione di cui avevi bisogno, ma... o forse lo sto facendo. Abbiamo un passato di cui siamo orgogliosi, ma è verso il futuro che stiamo guardando. E insieme alla gloria di questo bel traguardo, la domanda che ci facciamo è sempre la stessa. E ora? Quali sono le regole del gioco? Hydro Gru. Crane Passion.